Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, chiude la settimana, o meglio, chiude una serie di partite, video sulle partite della Juve, iniziata mercoledì con Juve Bologna, poi giovedì c'è stata Juventus Under 23 Cuneo, venerdì la Juventus Primavera col Milan, sabato Juventus Napoli e Florenzia Juventus Women. Oggi chiude Novara Juve Under 23, primo punto in trasferta per la Juve Under 23 in Serie C. E insomma, dai, un buon punto alla fine. E il Novara era passato in vantaggio subito con Cacia, cioè non c'è il Novara Cacia, no, per dire, non è che ha il primo pistola che passa. E poi Burino ha trovato il gol su calcio di rigore del pareggio, pareggio che poi è rimasto tale fino alla fine. Ho visto una Juve che si sta incattivendo, come giusto che sia, per la Serie C, cioè insomma comincia a tirar fuori gli attributi in maniera aggressiva perché si sta ambientando la categoria. E bisogna dire anche la verità, comunque il Novara è un'ottima squadra. Io vorrei ricordare che il Novara l'anno scorso giocava in Serie B e non si sapeva ancora, è una di quelle squadre che non sapeva se giocare in B o in C, quindi la squadra attrezzata anche per affrontare una Serie B. E per questo secondo me è un ottimo punto a Novara, visto che la Carrarese, squadra attrezzata per venire su, ci ha dato una lezione enorme, ma forse ha fatto bene quella partita, ha fatto bene perché la Juve ha cominciato a giocare in maniera più aggressiva. E oggi ho visto comunque una buona Juve, dai, alla fine, ripeto, il punto a Novara va bene. Va bene, Juve che sale a 4 punti, io l'ho detto, poi lo sapete, io sono dell'idea che la Juve deve puntare a salvarsi e con questo filotto così ti salvi. L'importante adesso ovviamente è fare punti quando li deve fare, cioè contro le squadre che deve fare. Cuneo era una squadra da battere, è stata battuta. Novara è una partita che secondo me potevamo anche perdere a livello di classifica, perché Novara, come detto, fa parte di quelle squadre da playoff, e invece siamo comunque tranquillamente, cioè tranquillamente mica tanto, siamo andati a pareggiare una partita comunque molto complicata. E tra l'altro, ad esempio, Siena ha pareggiato col Pontedera, insomma, ci sono stati un po' di risultati un po' particolari. La prossima partita, che è settimana prossima, domenica prossima, in teoria alle 15, se non ce l'anticipano o posticipano, bisogna vedere i diritti televisivi. Sarà contro la Pro Patria fino ad Alessandria, a casa della Juventus Under 23. È già una partita, secondo me, che la Juve potrebbe anche provare a portarsi a casa. Anche perché poi dovrà andare in Sardegna contro la Razzachena, che secondo me è a livello della Juve, cioè la Juve è più forte, però giocare là in Sardegna. So, bisogna vedere adesso una partita per volta. Sicuramente questo con Novara è stato un ottimo punto. Partita tra l'altro mi è sembrata molto equilibrata, e questa è una cosa molto positiva, perché se rimani equilibrata col Novara vuol dire che la squadra comunque le qualità ce le ha, perché come ho detto, il Novara è una squadra costruita per ben altre posizioni e anche per la Serie B, ecco. Quindi ragazzi, buon punto per l'Under 23 e a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!